Buongiorno carissimi, ben ritrovati in questo venerdì della quinta settimana di Pasqua. La liturgia della parola che oggi la Chiesa ci dona, ecco, la vorrei riassumere così: filia. Una parola greca che sta a indicare l'amore di amicizia. Il brano del Vangelo di oggi è tratto dal capitolo quindicesimo di Giovanni, siamo ai versetti 12-17, e Gesù ci dice, ci chiede una cosa. Questo io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. E ancora lì Gesù incalza dicendo che non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Beh, se siamo molto onesti e sinceri con noi stessi, potrebbe essere capitato, non so, a un giovane, un ragazzo, di confidare alcune cose più agli amici che ai genitori. Oppure anche la famiglia stessa, a una moglie o un marito, di confidarsi quello che è accaduto, di quello che è accaduto con un amico o un'amica, trovare un po' di conforto, un consiglio. Bene, qual è l'atteggiamento dell'amico? Con l'amico noi ci camminiamo a fianco, l'amico è al nostro fianco e cammina insieme a noi. Parliamo al suo orecchio, parliamo al suo cuore, di quello che abbiamo dentro, di bello e anche di quello che ci rattrista un pochettino. Mentre certe volte nell'amore di coppia, nell'amore fra fidanzati, l'atteggiamento che abbiamo è quello di stare dinanzi, la persona amata ci è dinanzi, perché quello che scatta un po' è la sensualità. Pensate un po' dall'amicizia come si trasforma un po' un amore che porta al matrimonio. Da un camminare insieme, ma di guardarci poi dopo con la sensualità che fa salire su un gradino in più. Nell'amicizia questo non avviene. E allora ecco perché il Signore ci tiene ancora alla fine del Vangelo, questo io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, perché l'amore fa bene, l'amore è qualcosa che dà sostegno e vigore alla nostra esistenza. Ecco perché nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo quindicesimo, ai versetti 21, 22 e 31, ecco abbiamo il responso del Concilio di Gerusalemme. Cosa scelgono gli Apostoli? Di rimandare Paolo e Barnaba non da soli ma accompagnati da due per portare ai fratelli di Antiochia e paesi limitrofi questo messaggio. Noi non vogliamo imporvi chissà quali pesi sulle vostre spalle, vogliamo soltanto dirvi di astenervi dagli idoli, dalle carni soffocate e dalle unioni illegittime. Ma vi rimandiamo questo messaggio tramite Paolo e Barnaba che hanno, ecco, rischiato anche la vita per il Signore. È vero, quando si vuole bene a una persona si rischia anche la propria vita. Quando vogliamo bene a un amico rischiamo anche la nostra stessa vita. Doneremo anche il nostro cuore alla persona a cui vogliamo veramente bene, perché non c'è un ritorno di sensualità che desideriamo, ma quel bene vero e profondo, quella felicità che l'altra persona vediamo ritratta sul suo viso. Bene, io auguro a voi una buona giornata, una santa giornata dell'amicizia. Innanzitutto il grande amico per eccellenza è il Signore, che non ci chiama più servi ma amici, perché tutto quello che ha udito dal Padre l'ha fatto conoscere a noi. Lui è il nostro vero, primo e essenziale amico. Però ne abbiamo anche altri umani che sono accanto a noi. E oggi vi voglio invitare a mandare un piccolo messaggio oppure a telefonare a questi amici e a rinnovare questo patto di amore. Tu sei mio amico, tu sei mia amica. Ti voglio veramente bene. Grazie perché mi cammini accanto. Santa giornata a tutti quanti voi. Ci vediamo domani per il nostro solito appuntamento.